E là, ciao, da quanto tempo? Beh, non mi dici nulla? Non hai la voce? Ho capito, dimmi qualcosa. Non ho ancora ripreso tutta la funzionalità della voce, comunque ce l'ho ancora bassa. È lupo solitario, persona solitaria. Non è uscito tanto bene. Comunque, grazie a queste cose, non uscite tanto bene. Ta-da! Che mi è arrivato il sacro Graal, la laurea in youtubologia. Giuro, in macchia. Cazzo, per pulirlo mi sono bucato la maglia. Ma sono un idiota. Bene, molto bene. Dove mettiamo questa? Sta bene? No, non ci sta bene. Cazzo, ottimo. Gli troveremo un posto. Ciao, sono Michele Mezzanotte. Mi sono appena bucato la maglia in due punti. Sono uno psicoterapeuta, lavoro da quasi 14 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube, su Instagram, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può essere di tutti. Oggi parliamo di personalità solitaria e in particolare di 6 pregi di una personalità solitaria e 4 difetti. Pregi e difetti. Che cos'è una personalità solitaria? Una persona solitaria non è una persona introversa. L'introverso è colui che ha necessità di stare da solo per ricaricarsi, perché quando sta insieme agli altri viene risucchiato, esaurisce le sue energie. Non è una personalità evitante, non evita il contatto con gli altri per paura o per malessere. Non è un narcisista, quindi non ha paura della relazione con l'altro perché pensa che la relazione con l'altro lo possa portare a soffocare o a morire. La persona solitaria è semplicemente una persona che sta bene con se stesso, ama la solitudine perché nella solitudine riesce a trovare un senso alla vita, riesce a fare quello che ama, ma quando sta in contatto con gli altri ci riesce a stare, ci sta, può avere le difficoltà base che hanno tutti quanti, ma non ha problemi a relazionarsi con gli altri. Ovviamente, se deve preferire se stare da solo o stare con gli altri, preferisce stare da solo. Secondo le neuroscienze, la differenza tra una persona solitaria e una persona sociale sta nel corpo striato, una parte del cervello che nella persona solitaria non si attiva ed è quella parte del cervello che è sensibile, tra virgolette, alle ricompense. Quindi la persona solitaria è anche meno sensibile a dei rinforzi positivi che può rimandare la società, quindi tende a frequentare il livello sociale soltanto quando vuole veramente, quando necessario. Vediamo i 6 pregi no, sì, i 6 pregi e 4 difetti di una persona solitaria. Curiosità: secondo alcune ricerche, le persone solitarie hanno una curiosità molto spiccata. Stando da soli, cercano stimoli esterni, la ricerca dello stimolo esterno si trasforma in ricerca dell'altro, inteso come informazione. E non l'altro come persona. Quindi sono molto esplorativi in questo senso. Relazioni. La persona solitaria, non avendo la necessità di relazionarsi con gli altri, ma non evitando allo stesso tempo la relazione con gli altri, sa migliorare la qualità della relazione, perché a volte noi entriamo in relazione con gli altri per necessità interiore, o per paura, o perché non riusciamo a stare da soli, e questo peggiora la qualità delle nostre relazioni. Per migliorare la qualità delle relazioni dobbiamo stare bene con noi. Io amo passare il tempo con me, non svendo il mio tempo, non svendo la mia personalità agli altri, pertanto divento più esigente, ma al tempo stesso non devo nascondermi quando mi relaziono con gli altri. Mi mostro per chi sono, se mi accetti è bene, se non mi accetti ti saluto con tutta la pacificità del mondo. E accade questo perché io entro in relazione senza la paura di un abbandono, senza la paura di un rifiuto, senza la paura di un giudizio dell'altro, non me ne frega niente. Non dipendo, corpo striato, dal giudizio degli altri. Il mio benessere non dipende dal rinforzo positivo che mi possono dare gli altri su di me. Coraggio. La persona solitaria tende a sviluppare una tipologia di coraggio basata sulle risorse personali, ovvero io, vivendo una vita da solo, tendo a risolvermi i problemi da solo e quindi se mi risolvo i problemi da solo, divento più efficace, aumenta la mia autostima e pertanto il mio coraggio. Consapevolezza, passo tanto tempo da solo, mi guardo tanto, perdo
l'occasione di avere la consapevolezza che mi rimanda la relazione, ma guadagno la consapevolezza invece che mi rimanda il passare del tempo con me stesso, perché sono due tipi di consapevolezza diversi. Quando io ho una consapevolezza basata sul tempo passato da solo, ho una consapevolezza della mia interiorità, delle mie fantasie, delle mie risorse, mentre la relazione mi restituisce una consapevolezza dei miei limiti, delle mie potenzialità inespresse. Punto di vista diverso: passando tanto tempo da solo riesco a sviluppare un punto di vista alternativo rispetto a quello collettivo. Il nostro modo di vedere le cose noi lo sviluppiamo in relazione all'educazione che riceviamo, al carattere che abbiamo, alle esperienze che facciamo e alla comunità che viviamo. Un occidentale avrà un punto di vista diverso da un orientale, basicamente. Passando tanto tempo da solo riesco a sviluppare un punto di vista mio personale, particolare, basato sulle mie curiosità, basato sui miei studi, basato sulla mia ricerca interiore, che sarà diverso da quello con gli altri. E poi la scommessa sarà metterlo in relazione con quello degli altri. E infine indipendenza: la persona solitaria è molto indipendente, subisce meno il fascino della dipendenza affettiva. Ma proprio a partire da questo iniziamo con i difetti, ovvero sono indipendente, le relazioni si basano su una sorta di dipendenza reciproca e quindi il rischio è che ho una scarsa connessione con gli altri. Amo talmente tanto il passare il tempo con me che incomincia a pesarmi il tempo con gli altri. Non per una questione di introversione, ma proprio perché ho sviluppato un'indipendenza fatta di muri interiori. E il rischio ovviamente è quello poi di sviluppare un narcisismo, che non è primario, ovvero non è che io vivo con una paura costante dell'altro, ma amo talmente tanto passare il tempo con me che a un certo punto comincio a sviluppare quella paura, si inizia a insinuare dentro di me l'idea che stare con l'altro potrebbe essere un pericolo, e allora lo incomincio a evitare o lo comincio ad allontanare. Distanza: il solitario può apparire una persona distante, fredda, perché non essendo abituata alla relazione con gli altri non sviluppa un'accoglienza interiore, uno spazio interiore per poter accogliere l'altro, uno spazio caldo con il quale accogliere l'altro. Ognuno di noi possiede uno spazio di accoglienza, dovrebbe possedere uno spazio di accoglienza, che può essere fatto in vari modi, ma soprattutto può essere esercitato, ovvero io ne ho uno di base, ma nel corso del tempo prende delle forme diverse a seconda dell'educazione, esperienze, allenamento, passatemi il termine. Collaborazione: la persona solitaria rischia di non saper collaborare, sa tanto collaborare con se stesso, con le proprie immagini, ma con gli altri, avendo poche occasioni, può non saper collaborare, e quindi la sua collaborazione è più io dico una cosa e si fa quella che dico io. Tu dici una cosa e di base è stupida, è inferiore alla mia, quindi sviluppa anche, potrebbe sviluppare anche un senso di superiorità posticcio. E infine ascolto. La persona solitaria in realtà può saper ascoltare tanto, perché ascolta se stesso, e quindi se riesce a trasporre l'ascolto di sé nell'ascolto dell'altro potrebbe funzionare, ma il rischio è che sappia ascoltare veramente poco l'altro, perché non è abituato a ascoltare diversi modi di parlare. L'ascolto su che cosa si fonda? Sul saper capire il modo di parlare, di comunicare dell'altro, perché abbiamo tutti dei modi comunicativi diversi, abbiamo tutte le immagini diverse attraverso le quali comunichiamo, e se io riesco a capire, a cogliere il mondo comunicativo dell'altro, allora so ascoltare, altrimenti no. Se io proietto il mio modo di essere sull'altro, non so ascoltare. Sto ascoltando semplicemente le mie proiezioni attraverso l'altro. E tu sei una persona solitaria, sei un lupo solitario? Ti piace il mood cabin porn, casa in legno, spersa nel nulla, caminetto, tisanina, birretta, vinello, fuori brutto tempo, libri, cellulare per scrollare TikTok e niente, nessuno? Passeresti dei giorni così in tranquillità? Se sì, sei un lupo solitario. Comunque, se sei un lupo solitario, scrivimi nei commenti au verso del lupo. Ma voglio vedere quanti lo fanno. Se ti è piaciuto il video, fai le solite cose e condividi il video con un altro lupo solitario. Ciao! Secondo voi come posso resettare il...
Devo fare un restyling, qualcosa di più urban, di più eco-friendly, di qualcosa di artistico, non saprei. Oppure uno sfondo naturalistico, uno sfondo minimal, uno sfondo colorato, uno sfondo... Buh.